Hello to everybody. Here is your Captain Santin Chan on the Rescue B operation again. So let's we rescue the bee from the cold season. Beh, in ogni caso, diamogli da mangiare a quest'ape che si è smarrita in autunno alle soglie dell'inverno, che mancano meno di 15 giorni forse all'inverno. Ecco l'ape che si dimena, l'ho asciugata, era caduta in una pozza d'acqua e adesso gli diamo da mangiare. Vediamo se mangia. Ops, è uscita fuori campo. Vediamo un po' se gli piace mangiare. No, si direbbe che le api non. Vediamo, sembra di sì. Sembra che qualcosa mangiucchia. Però si vuole arrampicare. Anche quest'ape non sa che cazzo fare. Quanto cibo, quanto, però non sa che farsene. Io cerco di soccorrerle perché le vedo agonizzanti e morenti, però sembra che loro già stanno più là che qua. Ecco, forse si deve organizzare. Anch'io dovrei organizzare meglio le inquadrature. Sembra che ha delle contorsioni. Come potete vedere, ho cercato di riscattare altre api, ma decisamente stanno troppo peggio. Addirittura sono morte o stanno nella fase terminale dell'agonia. Ecco qua un'altra ape che ho riscattato. Eccola qua. Ne ho riscattate tre. Però questa sembra che è quella che sta meglio. Eppure non vuole mangiare. Ecco, adesso sembra che mangia. Mangia il miele, poverina. In autunno non c'hanno più i fiori, il freddo, cascano nell'acqua perché hanno sete, si fa notte e muoiono di freddo. Le altre due che ho voluto riscattare invece stanno già in agonia e non si possono recuperare. Almeno questa mangerà, si rifocillerà e per un altro giorno, se domani non fa troppo freddo, volerà ancora. Forse c'è ancora una settimana di vita, o due, o forse due o tre ore, o forse due o tre giorni, chi lo sa. Intanto lei mangia ed è contenta, ed io ho fatto un'azione buona, dando del miele a questa povera ape da mangiare. C'è un vento freddo, faranno 12 gradi. Beh, è autunno. Ma l'inverno inizia, mi sembra, il 21 giugno e quindi oltre quella data di sicuro che non arriverà viva, se adesso oggi sopravvive questa sera. Adesso dovrebbero essere le 18:30. Oh, ha capito che doveva mangiare, come stramangia. Povere api, con il cambio di stagione rimangono fuori. Beh, un po' come i politici, con il cambio elettorale rimangono fuori. Io adesso non so se quest'ape
è andata oltre Pol Pot, però non durerà molto. Invece Grillo è andato oltre Hitler e anche lui in politica rischia di non durare molto, e soprattutto perché non si capisce che cazzata sia, vabbè, ma nessuno gli darà del miele, come io a quest'ape moribonda. Ai politici, quando sbagliano traiettoria, dicono cazzate, non gli si dà niente, non gli si dà neanche il voto, che a volte vale meno del pezzo di carta sul quale si emette. Invece questo miele vale molto. E vale per salvare un'ape. E anche se quest'ape purtroppo mi sembra che sta più di là che di qua. Adesso speriamo che non mi arrivi alle mani, se no mi fa un dito gonfio gonfio così. Ecco, purtroppo si muove, c'ha molta mobilità con rispetto a queste due api che già stanno morendo. Però non è che se la cavi molto meglio. A me mi dà pena vederle agonizzare. Però non vuole più mangiare tutto il miele che gli volevo dare. Vabbè, poverina, forse ha bisogno di calore, o forse già sono gli spasmi dell'agonia della morte. Comunque stiano le cose, qui dal SOS Soccorso Api è tutto, un'altra ape che abbiamo riscattato, un'altra ci chiama, là si sta muovendo, forse risponderà bene al trattamento, forse vivranno qualche giorno o qualche settimana in più. Arrivederci dal vostro Santo Ciano. A questa seconda ape gli ho dato del miele ed è rimasta seduta in questa curiosa posizione. Ah no, adesso si è accartocciata. Ogni tanto va zampe in su, zampe in giù e c'è un po' di miele in bocca. Ecco che la prima ape sta succhiando del miele direttamente dal tavolo. Sta rifocillando di una goccia di miele sul tavolo. Meno male che si riprende, chissà per quanto tempo, ma si riprende. Adesso si lava, ha mangiato. Beh, io più di questo non posso fare per lei. L'ho salvata dal freddo dell'acqua, l'ho asciugata, gli ho dato calore, gli ho dato del miele. Beh, adesso è tutto. Adesso lei si spulcia, è piena di acaridi e poi con fortuna domani sarà un altro giorno, anche per lei. Sembra che non voglia più mangiare perché gli dà le spalle o il culo al miele. Ebbene, amici, vi saluto. Ah no, sì, ci cammina. Non sa se camminarci sopra, infatti adesso si risolve per superare il miele e ci rimane appiccicata, o mangiarlo. No, sembra che già ne ha avuto abbastanza prima. È mellifluo il miele, ci rimane appiccicata. Ciao, ciao, mi capi. E così ho riscattato un'ape dal freddo, dall'acqua. Vivrà forse un altro giorno in più. Sempre che non caschi di nuovo nell'acqua.